Io adesso non ho neanche voglia di commentare la prestazione dell'Inter, non c'ho voglia, lo farò domani con calma. Voglio solo dire una cosa, Spalletti, ma io non lo capisco, se tu lo fai apposta, ce l'hai con noi, ci vuoi far perdere sempre, non ci vuoi far qualificare in Champions, cioè sembra che lo fai apposta tu, sembra che tu lo faccia apposta, faccia apposta. Cioè, se no hai veramente dei seri problemi. Perché no, io non ce la faccio. Già hanno mi hai convocato Icardi, che l'unica punta che abbiamo, l'unica perché Lautaro è spaccato, l'unica punta che abbiamo, tu non me la convochi. Non la convochi. Non ho capito perché, lo so, viene fischiato, tutto, odiato, tutto, però avevamo bisogno di un attaccante, poi abbiamo giocato con Keita che non è una punta, poi si è visto che ha giocato male contro l'Eintracht e a inizio campionato con il Bologna dove doveva fare la punta ha giocato male. E perciò non avevamo la punta. Ma il bello, ma i cambi di Spalletti, è entrato Nainggolan, questo va bene, però gli altri due cambi mi hanno proprio fatto capire che tu non li sai fare, non ci capisci niente di come cambiare la partita in corso. Il secondo cambio che hai fatto, D'Ambrosio esce per Candreva, D'Ambrosio un terzino, Candreva un'ala, bravo, bel cambio, ma non parliamo del terzo, ma del terzo mi faceva... Mi ha fatto venire voglia di spegnere la TV e di non guardarla più. Ha tolto Keita Balde, che è l'unica punta, l'unica persona che sta in mezzo all'area e che ha messo João Mario. No, questo non capisce niente. Non ci capisce niente. Ha messo João Mario per Keita e non giocavamo con una punta. Tutti, veramente una tristezza assoluta. Messino che faceva la punta. Ma dai, ragazzi, dai. Non abbiamo una punta e tu mi metti João Mario per... Keita, tu non capisci niente, non capisci niente, vattene ti prego, se no rischiamo veramente di fare una brutta fine. Cioè, vinciamo il derby, 2 settimane dopo perdiamo in casa contro la Lazio male, però abbiamo avuto solo un'occasione con Skriniar all'inizio, veramente tristezza. Commenterò bene con calma la partita domani, però proprio una tristezza, veramente anche se contro una squadra forte, veramente una tristezza. Adesso io non ho parole per descrivere questa partita. Un'occasione sprecata, perché il Milan ha perso, la Roma ha perso e noi perdiamo. E che cavoli, potevamo già mettere un piede in Champions. No, no, ci dobbiamo complicare la vita. Spalletti ci deve complicare la vita. Bravo, ma ti sto pure bene, non hai neanche messo Ranocchia. E non hai neanche messo Colidio, mi hai portato Colidio che è un attaccante e non me lo metti. Un giovane, almeno ci metto un po' di voglia rispetto a questi 11 mercenari. Comunque lasciate like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi.